Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con TG Norba Prima. Salto di qualità per Scrivo Anch'io, concorso di scrittura multimediale riservato agli adolescenti. Alla quarta edizione potranno partecipare ragazzi da tutto il mondo. There was a time I used to look into my father's eyes in a happy home. Partenza col botto per la quarta edizione di Scrivo Anch'io, concorso nazionale di scrittura multimediale riservato ai giovani dai 14 ai 18 anni. I numeri della terza edizione parlano chiaro sul grande successo di quella che è una meravigliosa realtà in crescita, ideata da Tolos Editrice e Associazione 28 di Alberobello. 195 partecipanti provenienti da 15 regioni italiane, 440 studenti iscritti al forum, 90 topic e 20.000 messaggi postati, 160.000 contatti in soli 3 mesi di concorso. Per non parlare dei personaggi che hanno voluto condividere la loro esperienza con i partecipanti, il grande Mogol nel 2011, la iena Giulio Golia, Ferdinando Maddaloni e Don Aniello Manganiello nel 2012. La novità per l'edizione 2013 è notevole. Grazie alla collaborazione dell'Ufficio Pugliesi nel Mondo o della Regione Puglia, il concorso fa un notevole salto di qualità, diventando un contest a livello internazionale. Al concorso sono state interessate le 220 associazioni riconosciute dei pugliesi nel mondo e gli istituti di cultura italiana all'estero, che lo stanno presentando in 15 nazioni: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania, Inghilterra, Perù, Spagna, Svizzera, Sudafrica, Stati Uniti e Venezuela. Al progetto internazionale ha aderito la Facoltà di Lingue dell'Università di Bari, che con propri tirocinanti assisterà i ragazzi stranieri sia durante la partecipazione al forum multimediale che al campus stage dei laboratori creativi. Ai 30 finalisti selezionati, 15 per l'area Italia e 15 per il resto del mondo, sarà garantita la pubblicazione della propria opera su L'Antologia dei Giovani Scrittori in Rete edizione 2013 e la partecipazione gratuita al campus stage itinerante dei giovani scrittori, che si terrà a luglio ad Alberobello e nel comprensorio Mare, Trulli e Grotte. Il concorso è completamente no profit, ricorda Mino Grassi, ideatore dell'evento, ed ha come testimonial sociale Don Aniello Manganiello, il prete anticamorra di Scampia, ed è patrocinato dagli assessorati alla cultura, diritto allo studio e welfare della Regione Puglia. Un'occasione di crescita e confronto per i nostri ragazzi davvero unica nel suo genere.